Buonasera a tutti, benvenuti a questa prima iniziativa delle donne democratiche di Basilicata e dei giovani democratici di Basilicata. Il mio è il saluto della portavoce pro tempore della conferenza delle donne democratiche. In questi giorni ci siamo apprestate ad eleggere la portavoce nazionale che con grande gioia, come abbiamo detto da tutte le parti, è romana ma con sangue lucano, Cecilia D'Elia. Ci stiamo apprestando a terminare le iscrizioni e già siamo in 150 e per una regione come la Basilicata è già un forte traguardo. Facciamo la prima iniziativa e la facciamo con i giovani democratici perché pensiamo che le donne giovani possano essere il motore di ripartenza anche per questo Partito Democratico di Basilicata che non sta vivendo un momento così semplice. Come iniziamo? Iniziamo con un'iniziativa dedicata al centenario di Nilde Iotti. Io sono di parte, come tutti sanno, faccio parte con grande onore del CDA della Fondazione e ho chiesto a Livia Turco di concederci del suo tempo per poter parlare di Nilde, per poter parlare di Nilde soprattutto ai giovani. Io non mi soffermerò a parlare della grande donna che era Nilde Iotti, però posso soltanto dire una cosa, soprattutto ai più giovani. Se non conosciamo il passato, soprattutto per chi vuole fare politica, vedo molto difficile approcciare, vivere il presente e soprattutto pensare al futuro. E Livia Turco ha una cifra distintiva che è quella della generosità. L'esempio più grande politico che mi dà Livi è proprio quello della grande generosità. Io sono molto fortunata perché nel mio percorso politico avere persone come Livi e come tante altre è stato un grande privilegio. Fare politica per una donna giovane e farlo al sud è estremamente complicato, ma quando si hanno dei modelli, dei riferimenti così importanti, la strada diventa più semplice. Anche nei momenti di scoraggiamento si continua ad avere quella forza perché loro hanno dimostrato tanta forza negli anni. Scopriremo, per chi non lo sa, che molto di quello che noi abbiamo è grazie alle grandi battaglie che hanno fatto le donne del passato. Non ci sono solo padri fondatori, il nostro è un paese anche fatto di madri fondatrici, poche, soltanto 21, che però hanno lasciato qualcosa di indelebile, tra queste Nilde Iotti. Quindi io ringrazio i giovani democratici nella persona di Marco Zampino. Questa è solo la prima delle tante iniziative che faremo perché ne faremo altre e quindi con grande gioia diamo l'input a questa serie di iniziative, a questo calendario di iniziative e il mio affetto, il mio ringraziamento va a Livia Turco per quello che stiamo facendo oggi, ma per le tante iniziative perché nonostante il Covid, il centenario per ricordare la nascita di Nilde Iotti non si deve fermare. Quindi grazie a tutti e buona prosecuzione. Grazie mille Lucia, davvero per lo sforzo che state facendo insieme ad Angela, Maritena, con tutte le donne democratiche di Basilicata per rivendicare, diciamo, il tema della partecipazione delle donne alla politica, e credo che sia più che mai in questo momento necessario. Anche in questo periodo di Covid ne abbiamo avuto in qualche modo la dimostrazione. Ecco, per questo io, diciamo, sono molto contento davvero stasera di essere qui con voi a raccontare, diciamo, la storia, grazie alla presenza di Livia Turco, insomma, che, diciamo, ringrazio, diciamo, per la disponibilità e per il grande lavoro che sta facendo per ricordare anche la figura di Nilde Iotti, come dire, per approfondire quella che è la storia del nostro paese, in qualche modo, quella che è stata, diciamo, l'Italia prima di questo periodo un po' più complicato che stiamo tutti vivendo. Per questo, diciamo, io credo, diciamo, per questo ho voluto questo incontro anche e soprattutto nel valore della formazione dei gruppi dirigenti, e su questo i giovani democratici sono impegnati. Abbiamo un dipartimento ad hoc che si occupa di formazione politica, e quindi da questo punto di vista tutte queste iniziative, soprattutto fatte con dei contesti come sono le donne democratiche, vanno in questa direzione. Sono per questo davvero, davvero orgoglioso di poter essere qui stasera. Ringrazio, diciamo, tutti, ringrazio le giovani democratiche che si sono impegnate anche nella realizzazione di questo evento, Marianna, Maddalena, insomma, Roberto, tutto
Annalisa, tutti coloro che in qualche modo anche nell'organizzazione giovanile insieme a voi stanno provando, come dire, a rilanciare questi temi. Ho visto, diciamo, collegato Piero, che saluto e ringrazio, il nostro vice responsabile dell'organizzazione per il Sud, magari nel frattempo, diciamo, che si connetteranno altri, avrò modo anche di salutare e ringraziare gli altri. Diciamo, io non mi dilungherei troppo e lascerei subito la parola ad Angela di Lalla per il saluto, e che è la responsabile delle donne, la delegata delle donne della Basilicata a livello nazionale, per cui, diciamo, a lei, tra l'altro, diciamo, condivido con lei l'esperienza della militanza a Melfi, e sono davvero felice di aver, come dire, che abbia contribuito con me alla realizzazione di questo incontro. A te, Angela. Grazie Marco, io non sono l'unica delegata al coordinamento nazionale, c'è anche Marilena Rizzo che si collegherà tra poco con noi, perché aveva un altro impegno anche a livello politico, e quindi, insomma, cercherà di collegarsi più tardi e sicuramente interverrà anche lei. Io ringrazio prima di tutto la Presidente Pilar Turco, io sono veramente molto emozionata perché l'ho seguita più volte durante il lockdown, quindi il racconto che fa lei di Nilde Iotti è veramente, io credo che nessuno in Italia davvero ci metta tutta quella passione ed emozione proprio nel raccontarla, insomma penso che ne avremo poi subito dopo prova di questo, tutte chi non ha avuto ancora modo delle ragazze di ascoltarla. E la ringrazio anche per tutti i contributi che ci lascia nel dibattito che riguarda sia la conferenza delle donne, ma sia proprio la situazione delle donne in Italia. Quindi grazie veramente per essere qui e speriamo di averla ospite non solo virtualmente. E poi ringrazio Lucia Tileo, che è stata ovviamente il gancio per questo incontro, che anche lei, devo dire, con grande generosità si è messa a disposizione sia dei giovani e delle giovani donne. Io da giovane donna posso assolutamente dire questo. Questa generosità che lei ha sempre forse... Spegniamo tutti i microfoni perché altrimenti diventa complicato... Che poi appaiono in diretta, per cui mi raccomando. Ringrazio particolarmente Lucia perché questa generosità di cui parlava è sua, l'ha fatta sua, e insomma io in questi mesi veramente l'ho sentita. Organizzare questo incontro con i giovani lo dimostra, credo, e grazie ovviamente ai giovani democratici che come sempre ormai sono, credo, gli esperti di questi incontri su Zoom, e quindi veramente ci hanno dato una mano in questo, e grazie a tutte le ragazze dei giovani democratici che hanno aderito alla conferenza proprio nell'ultimo mese, quando abbiamo riaperto le adesioni, e sicuramente faremo un bel lavoro anche con loro. Il mio era solo un saluto e un ringraziamento a tutti. E poi una cosa che non riesco a vedere se è già collegata, però volevo ringraziare anche, ne vedo alcune del gruppo di Melfi. Le ringrazio particolarmente perché proprio in questi giorni hanno protocollato presso il comune di Melfi una richiesta per il riequilibrio di genere nella toponomastica cittadina, e hanno richiesto che la prima donna, insomma, a cui intitolare una strada, una piazza, un luogo pubblico fosse proprio Nilde Iotti nel centenario della sua nascita. Abbiamo coinvolto in questo, l'hanno fatto, dico abbiamo perché anch'io sono di Melfi, quindi faccio parte di questo gruppo, sia il sindaco, la giunta e tutto il consiglio comunale, perché crediamo che Nilde Iotti sia una figura davvero bipartisan, istituzionale, che insomma va oltre le divisioni politiche, perché crediamo che in questa fase, anche come donne, non solo nel nostro partito, ma nella nostra regione, abbiamo la necessità di essere un po' come quelle madri costituenti che, al di là della formazione, della storia e dei partiti di provenienza, hanno scritto delle leggi e hanno anche permesso che queste venissero poi andassero poi realmente ad incidere nella vita delle persone, per le donne e con le donne. Quindi penso che questo sia davvero, come diceva anche Lucia, un punto di partenza. Sono felice di vedere anche
persone che sono vicine al Partito Democratico, alla conferenza, ai giovani, e che quindi hanno condiviso con noi oggi questo incontro, che sarà un incontro sicuramente formativo, ma io credo un punto di partenza. Dobbiamo assolutamente lavorare tutti insieme, perché in Basilicata, insomma, lo diceva anche oggi, lo dicevano in regione, hanno presentato il rapporto per la convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri, insomma, ancora penso che la Presidente della Commissione Pari Opportunità confermerà: conciliare la vita e il lavoro per le donne in Italia, ma in Basilicata ancora di più, è difficile. Abbiamo un welfare che è ancora, insomma, non riusciamo a rendere davvero efficace, quindi ci sarà molto da lavorare. Io mi auguro che, insomma, lo faremo tutte insieme. Ecco. Grazie a tutti e, insomma, la parola a Marco. Grazie mille Angela. Diciamo, come metodo abbiamo immaginato, lo dico alla Presidente, che a cui nuovi ringraziamenti di tutta l'organizzazione giovanile e per le donne, come ha già fatto Angela, e Sileo. Diciamo, avevamo pensato di fare prima un giro di domande, magari coinvolgendo le ragazze che avevano qualcosa da chiederle, e poi subito dopo, come dire, lasciare a lei la parola e poi magari riservarci di fare un altro giro di domande. Per questo io, diciamo, adesso darei la parola ad Annalisa Di Giacomo, così, diciamo, la prima ragazza che in qualche modo aveva... Sì. Annalisa, ci sei? Sentite? Sì. Ok, perfetto. Allora, un caro saluto a tutti. Io sono qui con la mia collega consigliera Valentina Garripoli del Comune di Lavello, e vorremmo innanzitutto partire con una domanda. Anzi, io vorrei partire con un ricordo che mi è rimasto molto impresso. Partecipai a una scuola di politica proprio con l'onorevole Livia Turco, che saluto caramente, sono davvero fiera di averla con noi qui questa sera a Roma nel 2012, e lì abbiamo fatto proprio un percorso delle leggi promosse dalle donne, quindi in primis la nostra Nilde Iotti, ed è davvero un ricordo bellissimo che porto sempre con me, quindi nell'attività politica. Ed è proprio su questo che vorrei fare una domanda. Abbiamo visto come le lotte portate avanti dalle donne in politica, quindi anche con una certa come dire, anche difficoltà iniziale, ma che ha portato ad un risultato grandioso, che è quello di essere state delle emancipatrici di modernità in tempi in cui appunto alcuni temi era difficile affrontarli. E vediamo come questo testimone è stato lasciato a noi donne, giovani ragazze che intraprendono la vita politica, ma che con il tempo, piano piano, proprio con il modo di fare politica, questi temi, ma soprattutto la figura della donna in politica, è sempre, forse, mi verrebbe da dire, forse sempre più la più attaccata non solo verbalmente, ma proprio a livelli, diciamo, preoccupanti, e abbiamo visto quindi come il modo di fare politica sta cambiando, sta anche scoraggiando le donne ad affacciarsi e soprattutto a ricoprire ruoli istituzionali di un certo livello. Vorrei innanzitutto fare questa domanda, cioè perché questo modo di fare politica è cambiato proprio nei confronti della donna? Noi, tra l'altro, come Giovani Democratiche, quest'anno per celebrare il 25 aprile, quindi in piena pandemia e con i mezzi a nostra disposizione, quindi quali i social e la tecnologia, abbiamo voluto proprio promuovere, rappresentando quindi ognuna di noi, una delle madri costituenti, proprio per il concetto di porre come modelli e come riferimenti queste figure importanti che sono state appunto le madri costituenti e che oggi rappresentano ancora dei modelli importanti e soprattutto dei modelli importanti di modernità che hanno lasciato appunto un segno in questo senso. Quindi la mia domanda è questa e vorrei dare appunto un'impronta al dibattito in questo senso. Grazie mille. Grazie Annalisa. Grazie Annalisa. Adesso lascerei la parola a Roberta Napoli.
Berta, ci sei? Altrimenti andiamo oltre. Poi magari... Ci sono? Un attimo. Eccoci. Mi vede? Ciao. Sì, ti vediamo Roberto. Buonasera, tutto ringrazio per l'opportunità. La domanda, essenzialmente la mia riflessione si allacciava in parte a quello che ha detto Annalisa prima, perché noto che le donne, nonostante dei grandi passi in avanti fatti soprattutto in politica, anche grazie alla legge elettorale del 2012, la numero 215, che ha appunto sancito una doppia preferenza alternata di genere e quindi ha dato valore a quelli che erano i principi costituzionali sanciti dall'articolo 3 e 51, che delineavano un vero e proprio antidiscrimine che dovrebbe comportare appunto un obbligo di risultato, apportavano appunto tanta resistenza da parte di molte donne a entrare in politica, a ricoprire anche cariche istituzionali, perché magari scoraggiate. Quindi la motivazione alla base quale sarebbe? Il comportamento delle gestioni della politica da parte degli uomini, quindi una gestione prettamente maschile e che è nata da un desiderio molto forte di autoconcetto maschile, e quindi qual è una soluzione per incentivare sempre più ad entrare a ricoprire determinati ruoli? Perfetto, grazie Roberta. Io, diciamo, siccome siamo abbastanza brevi nelle domande, io ne raccoglierei, se la Presidente è d'accordo, ne raccoglierei un altro paio, così diciamo può avere modo di fare una risposta anche più lunga. Quindi direi di lasciare la parola ad Alessia Sinigaglia, poi a Maddalena e a Rossella Rubino e a Veronica Lovisco, così le raccogliamo tutte e poi lasciamo la parola a Livia, che ci farà un quadro generale che parte, come dire, da Nilde Iotti, arriva un po', come hanno detto le ragazze, ai giorni nostri e alla partecipazione delle donne attualmente alla vita politica e alla vita pubblica. Ecco, appunto, allora se posso già parlare? Sì, sì, Alessia, okay, vai. Allora, vorrei chiedere effettivamente... Ok, perfetto. Buongiorno, innanzitutto vorrei chiedere un piccolo excursus, magari se possibile, sulla carriera universitaria di appunto la Nilde Lotti e sul conseguente esordio in politica, e poi volevo chiedere se effettivamente il fatto di essere appunto donna le abbia creato rallentamenti, ostacoli per la sua carriera, sia universitaria che politica, comunque poi tutto quello che vengo dopo, insomma, era più che un intervento, una domanda, ecco. Grazie. Okay. Maddalena. Perfetto, mi sentite? Sì, sì. Ok, buonasera a tutti. La mia domanda, diciamo, che riguarda un po' un argomento che è un tema un po', diciamo, spinoso e che spesso vede anche in disaccordo noi donne, sempre per quanto riguarda la partecipazione comunque delle donne nelle istituzioni e, diciamo, nella politica, riguarda le quote rosa. Ecco, io volevo sapere se, insomma, secondo lei le quote rosa in qualche modo sono un meccanismo, diciamo, efficace, se hanno funzionato anche all'interno del nostro sistema, la nostra politica, e se in che modo, diciamo, hanno, ecco, magari accentuate o anche in qualche modo modificate. Ecco, io questo volevo chiedere. Perfetto, perfetto. Rossella e Veronica, ci siamo. Sì, un saluto a tutti quanti, conosco pochi di voi, però questo non significa che non vi segua. Qui, oltre alla Presidente Livia Turco, che stimo tanto per il suo impegno politico e per me, come dire, punto di riferimento in quanto mi sono avviata da poco ad una, come dire, carriera politica, che poi io non intendo politica come purtroppo viene, con il termine che ormai viene, come dire, connotato da una valenza
quasi negativa e dispregiativa. Io ritengo che fare politica come l'ha fatta l'onorevole Livia Turco significa essere stata vicina a quelli che sono stati i bisogni dei cittadini, e quindi ha rappresentato un simbolo che noi donne dobbiamo raccogliere, un simbolo che è stato tramandato dalle figure delle nostre madri costituenti, che devo dire, nel mio piccolo, io sono una consigliera comunale di Matera, però sono, per il mio ordine degli avvocati, presidente del comitato pari opportunità, ed è per me un tema fondamentale quello di ricordare alle nuove generazioni, alle quali alla fine mi sento di appartenere, i valori che sono stati tramandati dalle nostre tre madri costituenti. E abbiamo, durante il corso dell'anno da capitale del 2019, abbiamo ricordato la figura di Lina Merlin e la sua battaglia contro, appunto, per la chiusura delle case chiuse. Abbiamo ricordato quello che che ha portato l'abolizione degli istituti manicomiali, e quindi con la legge Basaglia. Perché questo? Proprio perché molte volte le donne venivano internate perché diverse, perché avevano un orientamento sessuale diverso, non solo quindi le donne ma anche gli uomini. Quindi la diversità è stata vista sempre come un pregiudizio. Essere diversi significava anche 50 anni fa essere una donna che lottava per i propri diritti, quindi gli stereotipi si sono anche consumati sulla figura di Nilde Iotti, e purtroppo ancora oggi, come un pulviscolo, dico io, che si vede in controluce, gli stereotipi continuano ad affastellarsi nella vita quotidiana di chi decide di fare politica, e quindi di darsi agli altri. Io quello dico, di aiutare gli altri. Quindi la mia domanda più che altro è una riflessione: come poter vincere i pregiudizi che ancora oggi nel 2020 appartengono alla società? Come cambiare, appunto, un modello culturale che è fondamentalmente maschilista, io dico, non solo aiutando la partecipazione delle donne all'interno della vita politica, ma io dico anche proprio nel mondo del lavoro, perché se vogliamo parlare di parità di genere, politiche che vedono l'integrazione delle donne nel mondo del lavoro, è fondamentale, appunto, parlare di lavoro, dare il lavoro, altrimenti quello che sono, come dire, le battaglie portate avanti dalle madri costituenti si trovano purtroppo nel terzo millennio a diventare ancora delle utopie. Quindi la mia domanda è: cosa possiamo fare, come fare a non mollare? Grazie. Grazie mille, Rossella, anche per la tua testimonianza diretta rispetto a quello che fai tutti i giorni. Adesso Veronica. Mi sentite? Sì. Sì, salve a tutti. Allora, la mia domanda tocca un aspetto abbastanza della vita privata di Nilde, che oltre ad essere, appunto, una figura politica, è stata una grande donna. E in particolar modo, quindi, la relazione che aveva Nilde con Togliatti, che all'inizio, appunto, come sappiamo, era stata tenuta nascosta. Osteggiata anche dai membri del Partito Comunista e con non pochi ostacoli, quindi in realtà Nilde è riuscita a portare avanti, nonostante questo, le sue battaglie politiche oltre questi ostacoli, cosa che accade in realtà anche oggi nei nostri giorni, perché la figura della donna viene subordinata spesso anche in politica alla figura di un uomo, soprattutto se è l'uomo che è accanto. Quindi in realtà qual è la ricetta segreta che ha utilizzato Nilde Iotti per portare avanti le sue battaglie politiche indipendenti dall'uomo che poteva avere accanto, soltanto basandole in maniera indipendente sulle proprie capacità e attitudini? Grazie Veronica. Presidente, mi pare di capire che c'è tanto materiale su cui discutere. Lascio a lei, come dire, la parola e la ringrazio nuovamente. Io, diciamo, sono davvero
ripeto, contento e magari se, diciamo, poi dopo ci sono altre persone che vogliono intervenire, lo possono scrivere nella chat di Zoom o comunque noi, anche se ci sono domande su Facebook, possiamo tranquillamente raccoglierle e poi gliele sottoponiamo. Prego. Allora, grazie di cuore, grazie alla mia carissima Lucia, grazie a Marco, grazie a tutte voi. Mi emoziona molto poter interloquire con giovani come voi. Mi sentite? Mi sentite? Sì, bene, bene, la sentiamo bene. Insomma, mi avete fatto delle domande anche molto belle. Allora, giustamente, insomma, parto da Nilde Iotti per poi capire quanto il suo esempio ci possa aiutare a rispondere ai temi che mi avete posto e che riguardano l'oggi. Vorrei partire per capire quella che secondo me è stato il tratto più importante di Nilde Iotti e anche quella che è la sua eredità più attuale, quella che credo possa aiutarci ad affrontare i problemi attuali che mi avete posto. Vorrei rileggere con voi quella frase che lei pronunciò quando fu eletta Presidente della Camera. La conoscete, però lasciatemela leggere insieme a voi. In particolare, comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Essere stata una di loro e aver speso tanta parte del mio impegno di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale e umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio della mia vita. È una frase bellissima, densa, ed è una frase che mette in risalto il tratto più significativo e secondo me moderno di Nilde Iotti. Lei è stata una donna autorevolissima, la prima donna Presidente della Camera. Poi parleremo della sua infanzia. È stata una donna che aveva molto talento e che era consapevole dei suoi talenti. Non era una umile, lei era consapevole dei suoi talenti. Eppure questa consapevolezza di sé, questa sua forza, lei l'ha sempre, sempre, sempre collegata alle altre. Lei è stata un io forte che ha vissuto sempre con il noi delle altre donne, con il noi di altre delle donne del suo partito, le donne degli altri partiti, le donne delle associazioni, ma soprattutto le donne della vita quotidiana. E io ho dei ricordi molto belli di Nilde, quando veniva e noi ci emozionavamo e lei aveva appunto questa capacità di ascoltare le persone più semplici. E questo è un tratto forte che nasce anche dalla sua esperienza umana. Come sapete, Nilde Iotti è nata in una famiglia, la mamma era casalinga, il papà era un ferroviere, antifascista, Reggio Emilia, nel 1920. E questa famiglia ha avuto una grande influenza su Nilde.
tra l'altro questo nome enfatico, Leonilde, non è che lei dovesse ricordare, non è stato scelto per qualche ragione, semplicemente perché ricordava una persona di famiglia. E lei cresce in questo, con questa madre, questo padre che la, la amano molto e che era nel periodo fascista, e gli trasmettono, le trasmettono fin dall'inizio i, i valori forti dell'antifascismo, della lotta contro il fascismo. Il papà Egidio, ferroviere, socialista prampoliniano di Reggio Emilia, la fece studiare dalle suore, perché diceva, dalle scuole cattoliche, perché diceva meglio i preti dei fascisti, per dire la sua profonda contrarietà, la sua, il suo impegno, la sua battaglia. Poi questo papà è stato anche licenziato dai, perché è antifascista. Poi morì e Nilde e la mamma Albertina Viezzoli si trovarono anche ad affrontare una situazione economica disagevole, quindi Nilde conosceva la vita delle persone più semplici, perché lei l'ha vissuta. E per fortuna le ferrovie dello Stato, dopo aver licenziato il padre perché è antifascista, avevano previsto una borsa di studio per i figli dei ferrovieri che erano rimasti orfani. E lei scelse di studiare alla Cattolica di Milano da padre Gemelli. Avrebbe voluto fare l'ingegnere o il medico, ma scelse le materie letterarie perché gli stereotipi del tempo, e comunque perché era appassionata a questo. E questa scuola, la Cattolica di Milano, per lei sarà molto importante, perché incontrerà delle figure che l'accompagneranno per tutto il suo percorso, come il professor Dossetti. E quando si è laureata, era in piena nel 43, in piena lotta di resistenza, e Nilde sa che non basta essere antifascisti, ma bisogna rimboccarsi le maniche. Ecco, quello, un tratto che voglio mettere in risalto della formazione di Nilde è che lei ha ascoltato molte voci. Ha ascoltato molte voci della lotta antifascista, ha ascoltato la voce delle sue insegnanti cattoliche, della FUCI, ha ascoltato le voci della Cattolica di Milano. Padre Gemelli non era, era una figura anche un po' discussa, non era così schieratamente, nettamente schierato contro il fascismo, ma all'interno c'erano figure appunto come Dossetti e altre che ebbero molta influenza su di lei. Poi ascoltò molto la voce delle donne. Ecco, fin dall'inizio Nilde ascoltò fortemente la voce delle donne, e il suo impegno attivo comincia con loro, comincia con i gruppi di difesa delle donne. E poi a Reggio Emilia conosce, attraverso il suo cugino, che era un cattolico, ma che poi diventò uno dei fondatori del Partito Comunista. Conobbe il Partito Comunista, lo apprezzò molto, perché apprezzò quell'organizzazione clandestina con quei giovani che mettevano a repentaglio la loro vita. Però la sua scelta definitiva per il PC fu quando, attraverso Radio Londra, che era la radio che ascoltavano le persone che facevano la resistenza, ascoltò il discorso di Togliatti quando annunciò la svolta di Salerno. Qui non c'entra l'amore, qui c'entra, perché lei lo sentiva per la prima volta, c'entra la formazione politica di Nilde. Come sapete, Togliatti, quando arrivò in Italia dopo il suo permanere in clandestinità e in esilio, annunciò la svolta di Salerno. Che cos'era la svolta di Salerno? Era il progetto di ricostruire, di costruire una democrazia nuova con l'impegno di tutte le forze popolari, e quindi di fare una grande alleanza
i comunisti, i cattolici, i democristiani, i socialisti, per costruire una democrazia forte e nuova. A quel punto Nilde si iscrisse al Partito Comunista e accettò di essere candidata nelle liste del Partito Comunista, prima nel comune di Reggio Emilia e poi, come sapete, fu tra le candidate alla Costituente. Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto della pluralità di voci che lei ha ascoltato e che saranno il tratto costante del suo impegno politico. La fermezza, l'orgoglio, perché lei era orgogliosamente comunista, ma la capacità di dialogo con tutti, l'importanza del dialogo. E fin dall'inizio lei ebbe anche la capacità di proporre una stessa innovazione nel modo di guardare le donne, alla battaglia di emancipazione femminile, l'importanza del lavoro, ma anche l'importanza della cultura, della formazione, dei servizi sociali. Mi piace ricordare che lei fu tra quelle che accolse i bambini, vi ricordate, avete presente il bel libro Il treno dei bambini, che racconta appunto come il Partito Comunista accoglieva i bambini poveri nelle case degli operai, nelle case delle persone che gli davano istruzione. Ebbene, lei racconta con grande foga, con grande gioia, i 1500 bambini che aiutò a collocare nelle famiglie di Reggio Emilia. E anche il suo impegno col prefetto Pellizzeri di Reggio Emilia per costruire un organismo con le altre donne cattoliche, socialiste, per affrontare i problemi delle persone sfollate e che avevano bisogno di aiuto. Quindi ecco, Nilde aveva questa caratteristica, ha avuto questa formazione plurale e ha avuto questo approccio alla politica di grande concretezza, di grande legame con la vita delle persone. E il suo impegno alla Costituente fu, come voi sapete, importantissimo, e avete fatto bene sia Lucia che tutte voi a ricordare le 21 madri costituenti. Nilde dirà sempre fino all'ultimo che l'Assemblea Costituente è stata la più grande scuola politica, perché è stata la scuola politica in cui c'era la profondità del pensiero e c'era anche la profondità però del dialogo, la volontà di costruire un tessuto condiviso di valori, perché questa nostra democrazia avesse un tessuto di valori in cui potessero riconoscersi tutti. E allora lei, che si occupò di famiglia, come sapete, fu relatrice col grande professor Corsenico sul tema della famiglia, su un tema su cui le posizioni di sinistra, laici e cattolici erano molto diverse, eppure la ricerca della chiarezza e anche però della mediazione, quindi quel lavoro di cesello sulla parola. Adesso non mi voglio dilungare, ma insomma è un invito a considerare questa parte del lavoro nell'Assemblea Costituente come una delle parti più importanti, sia nella formazione di Nilde Iotti, sia del suo contributo alla storia del nostro paese. Questo lavoro sul tema della famiglia, gli articoli che ha portato, gli articoli 29, 30, 31 che conoscete, è stato un lavoro importantissimo, anche perché voi parlate giustamente di permanere nella nostra società di stereotipi profondamente maschilisti, e dobbiamo dirci che nel DNA della storia di questo nostro paese c'è una cultura patriarcale proprietaria degli uomini sulle donne. Il codice maritale, che veniva superato con la Costituzione, prevedeva esattamente che le donne fossero proprietà degli uomini, così come anche i bambini, così come anche i figli. E dunque aver scardinato con gli articoli scritti nella Costituzione
l'eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, il rispetto verso i figli, il welfare che si fa carico delle famiglie numerose. È stato un passaggio veramente di grande e profonda rottura. Ci vorrà poi molto tempo perché quegli articoli si traducano in riforme, perché soltanto nel 1975, attraverso la collaborazione forte delle donne cattoliche, comuniste, socialiste, si avrà il nuovo diritto di famiglia. E tema che stava molto a cuore a Nilde, quello del pari riconoscimento tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio, questo pieno riconoscimento lo si avrà soltanto poi con il decreto legislativo che fu varato nel 2012. Dunque questa parte della formazione di Nilde e dell'impegno nella Costituente spiega molto di lei. Per come dire, ricordare il suo percorso politico che è stato molto intenso. Lei entrò poi nel Comitato Centrale del Partito Comunista, fu responsabile delle donne comuniste, fu dirigente dell'UDI e fece battaglie importanti, per esempio quella per superare il coefficiente Serpieri. Il coefficiente Serpieri prevedeva che il lavoro delle donne in agricoltura fosse pagato il 60% in meno di quello degli uomini, vi rendete conto? E lei si impegnò fortemente, perché lei aveva il legame con le contadine, le braccianti della sua Reggio Emilia, perché lei era una donna colta, ma aveva fortemente il senso del popolo delle donne che voleva rappresentare. Lei, come le altre costituenti, sono state mirabili e oggi sono un mirabile esempio, perché nella loro azione politica ebbero a cuore prima di tutto il dare volto, voce, speranza alle donne italiane. Un esempio, una lezione di che cosa vuol dire essere rappresentanti, questo legame forte, costante, con la vita, con i pensieri, con le speranze. E quelle donne costituenti hanno saputo interpretarla così bene, la speranza delle donne italiane, che avevano capito che attraverso la lotta partigiana, attraverso la resistenza, le donne italiane avevano cambiato il modo di sentire se stesse. Vi ricordate quelle belle pagine che raccontano le donne che andarono in massa a votare? Che per la prima volta si sentirono pari agli uomini? Le donne e le costituenti capirono che avevano problemi immediati da risolvere, ma capirono anche che dovevano interpretare la volontà di cambiamento delle donne italiane. E negli articoli che hanno scritto nella Costituzione, tutti insieme, la famiglia, l'articolo 3, l'articolo 48, l'articolo 37 e tutti gli altri, hanno prospettato un progetto di libertà delle donne a cui noi ci dobbiamo ispirare, che è quello della eguaglianza di fatto, del riconoscimento della differenza, della valorizzazione del merito e della competenza. Quelle costituenti fecero delle battaglie che persero anche, come l'accesso delle donne in magistratura. Se vi andate a leggere i loro interventi, da Nilde Iotti comunista, Maria Federici democristiana, Lina Merlin socialista, dicono tutte la stessa cosa. Metteteci alla prova, fateci dimostrare che abbiamo meriti e competenze. Ecco il loro progetto, che vale per l'oggi, che vale per l'oggi, che risponde alle domande che mi avete posto sull'oggi. L'eguaglianza di fatto, il superamento delle diseguaglianze, delle ingiustizie, ma anche la valorizzazione delle differenze e il dimostrare come donne le capacità e il merito e di essere rispettate per la capacità e per il merito. E poi Nilde fece le battaglie, come sapete, sulla legge sul divorzio, proponendo una nuova idea di famiglia. E qui certo c'entra molto il rapporto pubblico-privato. Poi risponderò alla domanda di Veronica, risponderò a tutte le vostre domande.
del suo rapporto con Togliatti, della sua storia di intenso amore, di quanto le sia costata, ma di quanto abbia inciso nella elaborazione di una nuova idea di famiglia. Si dice il privato e politico, è valso anche per Nilde Iotti, perché questa sua vita privata l'ha portata a mettere al centro l'idea di costruire una nuova famiglia, una famiglia basata sulla forza dei sentimenti. Mi pare che sia modernissimo anche questo. E poi lei si è battuta per tante altre leggi e soprattutto voglio dire ancora due cose della sua personalità per poi interloquire con le vostre domande. Lei è stata costruttrice dell'Europa, una europeista convinta, lo si dice poco di Nilde. Lei dal 1969 al 1979 partecipò alla delegazione del Partito Comunista al Parlamento, diciamo così, nell'assemblea che avrebbe poi costruito il Parlamento Europeo. Eravamo negli anni della guerra fredda, dello scontro tra blocchi. Dire Europa significava dire NATO e quindi significava prendere distanza dall'Unione Sovietica. E allora non era come adesso, cioè la vicenda era, collochiamoci in quel tempo, fare una battaglia in quel tempo per l'Europa, per l'Unione Europea, per un Parlamento Europeo che avesse dei poteri, beh, significava mettere in discussione davvero quella divisione in blocchi, battersi per la pace, che è stata un'altra delle costanti delle nostre donne. E Nilde aiutò molto poi anche Enrico Berlinguer a portare avanti questa battaglia europeista fino alla candidatura di Altiero Spinelli a fare proprio il programma di Ventotene. E lei continuerà questo impegno per l'Europa sempre da Presidente della Camera e successivamente quando lasciò l'incarico da Presidente della Camera. Così come l'altro suo grande impegno fu quello per la democrazia. Per la democrazia, per la democrazia e dunque per la sacralità delle istituzioni. Lei fu una, ebbe sempre, cioè io lo chiamo il Vangelo della Costituzione, per lei la Costituzione era il Vangelo, però fu una riformatrice perché anche sulla base dell'esperienza, non solo lei, ma il partito di cui faceva parte, sentivano il bisogno di riforme istituzionali. Il suo assillo era quello di avere un Parlamento autorevole ed efficiente e di avere un governo che potesse decidere. Per questo i suoi punti forti sono sempre stati il superamento del bicameralismo perfetto, l'autonomia del Senato delle Regioni, l'importanza delle Regioni, la sfiducia costruttiva, il ruolo dei partiti popolari, E poi lei fece la riforma di alcuni regolamenti della Camera molto importanti, attualmente in vigore, che diedero davvero il segno della efficacia delle istituzioni. Nel ricordare il profilo di Nilde Iotti, poi non posso non ricordare l'ultima Nilde Iotti, quella che ho conosciuto da vicino, ed è anche questo un tratto significativo della sua personalità che ci serve molto oggi. Per me, che ho avuto la fortuna di vivere la politica come grande passione politica, è stato molto importante avere delle madri di riferimento e lei lo è stata e vi assicuro che fare delle battaglie anche molto radicali come quella che parlava dei tempi di vita e di lavoro, della riduzione dell'orario di lavoro, dei congedi parentali, eravamo nel 1990, e avere accanto avevamo i nostri compagni che non ci capivano, ma avere accanto donne come Nilde, lei fece, scusate, lo devo dire questo perché è una delle cose che mi di grande gratitudine verso di lei. Quando noi lanciammo la proposta di legge di iniziativa popolare, le donne cambiano i tempi
e mettendo al centro il tema dei tempi di vita, di lavoro, dei congedi, le cose di cui parliamo oggi. Beh, lei che era presidente della Camera ruppe il protocollo e volle essere accanto a noi, me la ricordo, sul palco che allestimmo in Piazza del Panteo, che fece quel bel discorso, dove dimostrò di capire l'importanza del tema dei tempi di vita, di quanto questi fossero concreti e centrali nella vita delle donne, altro che astratti, centrali, concreti. E non a caso, attorno a quella proposta di legge, raccogliemmo 300.000 firme in modo rapido, a partire dalle braccianti del caporalato in Puglia. Volemmo partire da lì per dimostrare quanto questo tema fosse centrale e importante per la vita delle donne. Lei ci fu accanto. Nel momento in cui lanciamo la proposta di legge, lei avrebbe dovuto ricevere la proposta di legge, ma volle essere accanto a noi nel momento in cui la lanciavamo, perché voleva che noi, che ci chiamava le giovani compagne, voleva che le giovani compagne si sentissero incoraggiate anche nelle battaglie nuove che facevano. Sì, è chiaro, lei aveva le sue idee, non sempre andavamo d'accordo, anche per quanto riguarda le donne. Poi, se stiamo al dibattito interno al partito, lei aveva aveva le sue idee. Tante volte non mi sono trovata d'accordo con lei, io ero più d'accordo con Berlinguer, che lei invece era più... ma adesso non entriamo nel dibattito all'interno del PC, no, per dire la dialettica politica era una dialettica politica che portava a valorizzare molto le cose che univano, e soprattutto lei sentiva il dovere di incoraggiare le giovani, e sapeste quanto è stato prezioso ricevere questo dono da lei, da Giglia Tedesco, da Marisa Rodano, da altre donne. E quindi, venendo alle domande che mi avete posto, spero di non essere troppo lunga, Annalisa, tu mi dici appunto quanto sia difficile ancora le donne in politica, nonostante le battaglie. Certo, adesso noi abbiamo parlato di Nilde Iotti, delle costituenti, ma per tradurre quella Costituzione in leggi ci sono volute durissime battaglie. Ci è costata molta fatica. E dov'è che, e qual è, e quand'è che abbiamo vinto? Quand'è che ce l'abbiamo fatta? Mi dispiace, potrò sembrare un po' retro, dati i tempi, ma la storia dice che abbiamo vinto quando siamo state unite. Abbiamo vinto quando siamo state unite, con tutte le nostre pluralità, perché la pensavamo anche in modo diverso. Però quando siamo state unite abbiamo vinto ottenuto la legge contro la violenza sessuale, abbiamo ottenuto le leggi sui congedi parentali, abbiamo ottenuto le leggi sul lavoro, quando siamo state unite. E quindi, quando mi chiedete che cosa fare per essere efficaci nella politica oggi, io non posso che dirvi questo, che bisogna prendere l'esempio di Nilde, di Chida Anselmi, prendere l'esempio della storia, che ci dice che si è leader efficaci quando si unisce l'autorevolezza individuale alla costruzione della forza collettiva. Ecco, voi dovete essere forti individualmente, sentire la forza della vostra personalità, mettervi in gioco, non essere timide, mettetevi in gioco, lo dice una che tante volte si è sentita timida, mettetevi in gioco, ma con la forza di tutte, con la forza di tutte. Io capisco che non sia facile, la relazione tra donne non è un pranzo di gala, lo so, perché ci sono non solo diversi punti di vista, ma perché a volte ci sono rivalità, non è facile. Però la storia dice questo. Le grandi donne ci dicono che hanno vinto quando hanno saputo unire la forza individuale con la forza collettiva. E questo io credo che debba essere fatto oggi,
anche per come dire, superare gli stereotipi che voi denunciate, lo ha detto Annalisa, l'ha detto Roberta, l'ha detto Rossella, cioè la cultura arretrata che noi ci troviamo e l'essere a volte smarrite. Ora, oggi noi abbiamo un problema in più, è che la politica è molto cambiata. E la politica è molto cambiata. Costruire il noi nella politica oggi è molto più difficile che noi nei tempi. Perché oggi la politica è stata segnata dal berlusconismo, dal neoliberismo, dall'egocentrismo. La politica è io, potere, carriera, poltrone, sentir parlare del Parlamento come poltrone, questo populismo che ha ridotto le istituzioni a poltrone. Beh, guardate, care amiche e compagni, noi dobbiamo reagire per combattere gli stereotipi contro le donne. Bisogna cambiare la politica. Noi oggi abbiamo il compito di cambiare la politica. Non ci possiamo rassegnare a che la politica sia individualismo, l'ipertrofia dell'io, che siano le carriere individuali. No, la politica deve essere prendersi cura delle persone. Questa parola che appartiene alla nostra storia di donne, prendersi cura delle persone, è il punto da cui dobbiamo ripartire per far rinascere la politica. Noi oggi abbiamo un doppio compito, che sono tra loro legati. Certo, vincere e combattere gli stereotipi misogini che ci sono, ma abbiamo anche il dovere di cambiare la politica. E capisco che sia una cosa che fa tremare le vene i polsi, perché la politica purtroppo è molto cambiata, ma noi la dobbiamo riportare, tanto più dopo la vicenda drammatica che abbiamo vissuto del Covid. Ma come si può pensare che recuperare la fiducia delle persone nella politica, come pensiamo di poter salvare questo nostro pianeta, questo nostro paese, se non ricostruendo un forte legame tra le persone, un legame di comunità, relazioni umane? E questo non è un compito del Papa, della Chiesa e del volontariato. Questo è un compito della politica. La politica deve radicarsi qui, nel prendersi cura delle persone. E allora voi potete essere leader autorevoli se vi, come dire, prendete questa bandiera e praticate, come già state facendo, il prendersi cura delle persone. E, certo, poi ci sono tante battaglie che vanno fatte, come avete detto voi, sull'occupazione femminile, sul welfare, sulla sanità pubblica. Io credo che noi dobbiamo sentire che questo è il tempo per fare queste battaglie. Cioè, se non le si fa ora, in cui dopo quello che è successo si è capito il valore dei grandi beni pubblici, come la sanità pubblica, l'istruzione, il lavoro di cura. Quindi questo è il nostro momento di prendere la parola, perché le nostre battaglie sono state battaglie fondamentali e oggi sono cruciali, cruciali. Per cui dobbiamo sentirci anche rinvigorite dal fatto che le nostre battaglie oggi sono cruciali. Questo ci deve dare forza. Dobbiamo avere la consapevolezza che dire servizi sociali, sanità pubblica, asili nido, congedi parentali, occupazione femminile, non è dire politiche di serie B, è parlare del motore dello sviluppo, perché lo sviluppo ci sarà se investiremo fortemente sui grandi beni comuni. E questo credo che dobbiamo portarlo avanti con molta determinazione. Partire dalle quote, sì. Maddalena, mi dicevi le quote. E, io sono sempre stata a favore delle quote, anche se devo dire che nella mia esperienza politica facemmo come donne comuniste nel 1987 una battaglia in cui non c'erano le quote, ma mettemmo al centro un progetto politico dalle donne, la forza delle donne, scattammo la forza delle donne e ottenemmo il 30% del gruppo parlamentare. Ma capimmo però, e avemmo i complimenti, ricordo
come dire, sapeste, per una giovane che era appena entrata, sentire e vedere il sorriso così largo di Tina Anselmi o Maria Letta Martini, queste donne così autorevoli che vennero da noi ai nostri banchi e ci dicevano: ma come siete, ma come avete fatto? Ma come siete state brave? Ma come fate, avete fatto a essere così tante? E questo ci diede grande forza e anche grande responsabilità, perché ci fece capire che quello del riequilibrio della rappresentanza, che noi avevamo posto come un tema al centro del programma del Partito Comunista, doveva diventare invece un tema che atteneva alla democrazia. E sulle quote vi voglio ricordare, tra l'altro vi voglio suggerire di andare sul sito della Fondazione Nilde Iotti, troverete questi due libretti, La Presidente e Nilde Parole Scritti, che potete scaricare, sono in PDF, li potete scaricare, li potete leggere. E vedrete che in uno dei discorsi, c'è un discorso in particolare, c'è un passaggio particolare, sempre a proposito di giovani compagne. Quando votammo la legge elettorale per l'elezione diretta dei sindaci, e eravamo nel 1992, noi facevamo un'alleanza con le donne democristiane, allora eravamo ancora divise così, e democristiane, socialiste, insomma, facevamo un'alleanza per dire: vabbè, allora introduciamo il principio della democrazia paritaria e quindi scriviamo che il 30% delle donne nelle liste, che almeno il 30% delle liste devono vedere donne candidate, una quotina, no? Si scatenò il putiferio e ci fu un grande dibattito, e devo dire che una personalità di grande autorevolezza, di grande forza, che poi credo sul tema abbia cambiato idea, come Emma Bonino, intervenne dicendo: no, assolutamente, questa è una norma panda, questa è una norma di tutela. Beh, vi vedete voi, ve la immaginate la presidente della Camera, che certo non aveva avuto bisogno di quote, alzarsi, prendere la parola e dire: cara Emma, queste non sono norme di tutela. Cosa c'entra il panda? Queste non sono norme di tutela, queste sono norme di garanzia democratica, un principio democratico che vale oggi per le donne e domani per gli uomini. Il dibattito si trattò. Vinse passò l'emendamento, salvo poi essere impugnato dalla Corte Costituzionale perché considerato non conforme all'allora definizione dell'articolo 51, e da lì, da quella battaglia, partì quel percorso di elaborazione sia in sede costituzionale, nell'associazionismo femminile, che portò a poi avere le leggi, avere intanto la riforma costituzionale, importantissimo, perché noi oggi abbiamo la riforma costituzionale varata nel 2003, ministra Stefania Prestigiacomo, importante che fosse una ministra di uno schieramento diverso, perché queste sono battaglie trasversali. Per non parlare poi dell'articolo 23 della Carta dei diritti umani fondamentali dell'Unione Europea, che esplicitamente prevedono strumenti di partecipazione attiva. Vedi Maddalena, le quote sono fondamentali, ma non dobbiamo fermarci lì. Cioè sono quel strumento di garanzia democratica, ma certo non devono bastare, perché ci vuole la forza individuale, ci vuole il progetto politico. In politica bisogna avere un progetto politico, e quindi diciamo che sono uno strumento basilare, assolutamente non sufficiente, perché conta poi la bravura individuale e conta il progetto politico. E infine voglio rispondere, non so se ho risposto a tutte le domande, mi aiuterete voi a dire in che cosa sono mancata. Nilde Iotti e Togliatti. Io ne parlo sempre un po' poco di questo, perché
Mi dà molto fastidio vedere identificata Nilde Iotti come la compagna di Togliatti, cioè la durezza dello stereotipo, per cui Nilde Iotti avrebbe fatto carriera grazie a Togliatti e dovrebbe la sua formazione politica. No, quello di Nilde Iotti per me Togliatti fu un grandissimo amore, è un sentimento fortissimo che andava fortemente contro il tempo. Perché allora, e poi perché la moglie di Togliatti, io voglio ricordarla, la moglie di Togliatti, Rita Montagnana, era stata una grande costituente, oltre che una grande dirigente politica, avevano un figlio, quindi era una situazione non facile. E loro però decisero, soprattutto Togliatti, decise di vivere con libertà questo loro profondo sentimento. Un profondissimo sentimento. Se voi leggete il libro di Luisa Lama, Nilde Iotti, una storia politica femminile, sono riportate delle lettere, perché poi Nilde e Togliatti si scambiavano alla Camera, si lasciavano le lettere nella posta, e sono, dimostrano la profondità di questo sentimento, la profondità. E certo fu molto ostacolato. Molto ostacolato dal suo partito, sì, assolutamente. E, pensate che quando ci fu l'attentato a Togliatti, Nilde era con Togliatti, e lei, il partito non volle che lei comparisse accanto a Togliatti. Fu Togliatti che a un certo punto disse: chiamate Nilde, voglio Nilde accanto a me. E, come sapete, quindi fu un amore fortissimo, intensissimo, che portò poi anche ad adottare la figlia Marisa Malagoli, che saluto. Marisa era aveva i genitori, era una famiglia numerosa e il fratello era stato ucciso dalla polizia di Scelba. E Nilde e Togliatti decisero di aiutare questa famiglia, quindi tra virgolette adottarono Nilde e aiutarono Marisa, che collega tutte le università. E quindi fu una scelta. Nilde diceva sempre questo: ma noi siamo una strana famiglia. Siamo uno strano marito, una strana moglie, una strana figlia, ma siamo una famiglia molto, molto unita. E quando morì Togliatti, e lei era molto giovane, il dolore di Nilde fu enorme. Credo che lei abbia vissuto soltanto chi le è stato vicino. Chi come Marisa Rodano, le era molto amica, può raccontare del profondo dolore di Nilde Iotti. E lei visse poi il resto della sua vita, che fu lungo, perché lei era giovane quando Togliatti morì, visse dedicandosi alla figlia, ai nipoti e nel ricordo di Togliatti. Questa è proprio la dimostrazione della forza di quel sentimento, che è anche una grande lezione, che lei ha sempre vissuto con, come dire, con grande, insomma, con grande sobrietà, impegnandosi a ricordare l'insegnamento di Togliatti, però certo avendo anche grande pudore rispetto alla sua vita privata. E voglio concludere questo, poi mi direte se ci sono delle domande a cui non ho risposto, se ci sono altre domande. Voglio concludere con un aspetto così, un po' più... Nilde teneva molto la sua femminilità. Era una donna a cui piaceva, che ci ha trasmesso davvero l'eleganza della politica. E nella eleganza c'era l'amore della sua femminilità. Io quando ero una giovane militante mi ricordo che al primo congresso nazionale a cui partecipai, del Partito Comunista, c'era questa tribuna congressuale con i dirigenti autorevoli, poche donne. E, tra queste Nilde Iotti, e rimasi sempre molto colpita da questa donna autorevolissima che
ad un certo punto del dibattito, mentre infervorava il dibattito, lei con grande libertà e con grande nonchalance aprì la sua borsetta, si diede con tutto il tempo necessario il rossetto, si mise a posto i capelli, perché lei teneva molto la sua femminilità. A me sembrava in quel luogo un atto, come dire, mi colpì moltissimo questo amore per la sua femminilità. E lei ce l'ha trasmesso, infatti, quando ci riteneva che il nostro abbigliamento non fosse proprio congruo, ci richiamava anche con, come dire, con una sua eleganza. Per esempio, a me è capitato di sentirmi dire: Livia, questa volta hai un tailleur perfetto. Da che ne deducevo che ci sono state parecchie volte in cui il mio tailleur non era perfetto. Questo perché lei amava la femminilità. E questo era un altro elemento che la univa alle donne, la faceva sentire accanto alle donne. Spero di aver risposto alle vostre domande. Grazie, grazie, grazie mille davvero. Mi sono emozionato, magari qualche cosa la dirò anche alla fine. Nel frattempo abbiamo raccolto un altro paio di domande, veramente rapidissime, così dopo diciamo chiudiamo, perché altrimenti poi diventa troppo lungo e non vorremmo approfittare troppo della tua pazienza. Quindi lascio subito la parola a Saverio Lanzillo e poi dopo ad Angela D'Araio e chiudiamo. Sì, buonasera. Volevo ringraziare la compagna Livia per l'intervento e soprattutto per averci arricchito raccontandoci in maniera approfondita la figura di Nilde Liotti. E la mia domanda era riguardo questi limiti che ci sono ancora sull'uguaglianza che di fatto non c'è tra uomo e donna, e lo si vede anche ad esempio per quanto riguarda nel lavoro e i salari, perché ci sono i dati che ci dicono che le donne rispetto agli uomini facendo lo stesso lavoro guadagnano il 23% in meno, e quali possono essere delle battaglie, delle proposte a livello pratico da fare per poter ridurre, azzerare questa disparità. Grazie. Un paio di saluti. Angela. Le raccogliamo tutte? Sì, sì, sono un paio, perché diciamo ho fatto una relazione abbastanza, credo che se ci sono altri. Angela? Ci sono, mi sentite? Sì, adesso sì. Buonasera a tutti. Ringrazio i giovani democratici, le donne democratiche, un saluto al nostro segretario Marco, alla dottoressa Lucia Sileo, ringrazio l'eccellente Livia Turco per il suo intervento. Non ho potuto seguire l'incontro dall'inizio per problemi di lavoro e quindi non ho potuto ascoltare tutti gli interventi. Intanto mi presento, sono Angela D'Araio, sono un assessore del comune di Crassano. Voglio riportare brevemente quella che è stata la mia esperienza, cosa mi ha spinto in politica. Mi sono candidata perché ho voluto mettermi in gioco in prima persona, ho voluto offrire personalmente la mia persona a sostegno e a disposizione della comunità. Ovviamente, come è stato detto, la figura della donna nella politica, nelle istituzioni, ancora oggi non è facile. Personalmente posso dire che nella mia amministrazione comunale non ho mai sentito quello che è l'intralcio a essere donna. Ovviamente, qual è la mia domanda? Le prime donne in politica hanno dovuto lottare per conquistare diversi diritti, hanno dovuto lottare per ottenere una legge che perseguisse severamente quella che è la violenza sessuale, e ci sembra assurdo guardare oggi la conquista di questi diritti come uno dei
come dei traguardi faticosamente raggiunti. Eppure la società si evolve, quindi c'è un'evoluzione che procede, nascono quelli che sono nuovi problemi che richiedono ovviamente nuove soluzioni. Un consiglio, una domanda: quali sono le lotte e i traguardi a cui deve tendere oggi una donna inserita responsabilmente nella politica e nelle istituzioni? Grazie. Domandone. Grazie. Ci siamo, poi non abbiamo raccolto altre domande, per poi dire, poi saremmo troppo lunghi, quindi lascio a te le conclusioni e ringrazio già da adesso tutti per questo bel incontro, e poi magari dopo alla fine lascio anche la parola a Lucia, che vorrà sicuramente portare il saluto delle donne democratiche di Basilicata. Prego, Livia. Allora, Saverio, la parità salariale, punto. È un problema europeo, è molto italiano. Diciamo che per superare la disparità salariale bisogna incidere su alcuni grandi nodi strutturali, che sono: il lavoro delle donne in genere è valutato di meno. Vedi, cioè, i lavori che fanno le donne, vedi il lavoro di cura, determinati, cioè i posti in cui sono collocati, ecco, lavorano le donne, sono in genere lavori meno valutati, meno pagati anche. Pensate a tutto il lavoro di cura, appunto, nelle sue svariate forme, sia di operatrici di servizi, sia di badanti. Quindi parità salariale significa, per esempio, valorizzare il lavoro di cura. Parità salariale significa formazione, orientamento professionale. Parità salariale significa conciliazione vita lavorativa e vita familiare, perché le donne, tante volte le donne sono costrette al part-time involontario o scelgono il part-time perché devono conciliare il lavoro con la famiglia. Quindi sono questi tre grandi problemi, cioè i lavori svolti dalle donne che sono valutati di meno, che hanno minori tutele, e l'orientamento professionale, e poi il grande tema della condivisione di responsabilità nella cura dei figli, nella nascita dei figli. Poi ci sono oggi, ho visto, molte leggi che affrontano, per esempio, che incentivano, che controllano le aziende, che incentivano le aziende, tutte cose positive, io le valuto positivamente. Ma se non si aggrediscono quei nodi là, non si riesce a superare la disparità salariale. Quindi la battaglia per la parità salariale è la battaglia per la qualità del lavoro, per tutti, per un lavoro che superi la precarietà, per uguali tutele, ed è la battaglia per un welfare che sia un welfare decente. Angela, oggi... Ma io, insomma, intanto tanti auguri, vedo che sei molto agguerrita, come tutte voi, insomma, vi ho viste molto determinate, per cui vi faccio tanti auguri, avete tutta la forza per vincere le battaglie. Insomma, io credo che oggi non si possa dire che c'è soltanto una società misogina, c'è una cultura misogina molto forte, e ci sono uomini che hanno imparato ad apprezzare il valore delle donne. Ecco, quindi credo che insieme alle cose che abbiamo detto prima, le quote, la forza delle donne, la competenza, la fiducia in se stesse, una cosa molto importante questa, avere fiducia in se stesse, avere fiducia in se stesse, che non è l'arroganza, è la fiducia in se stesse. Avere fiducia. E quindi l'avere fiducia in se stesso vuol dire, per esempio, quello che diceva Teresa Noce: cammina con le tue gambe, e non è che devi fare l'alleanza con l'uomo forte di turno per poter affermarti nella politica. Questa è la cosa che va sconfitta. Cammina con le tue gambe, cammina con le tue gambe, abbi fiducia in te stessa e costruisci la relazione con le altre. Questo è il punto, questo è il passaggio fondamentale. Su questo voi dovete recuperare delle cose anche del passato. E penso che tra le cose da fare ci sia anche quella di una alleanza tra donne e uomini.
Oggi non è il momento del conflitto tra donne e uomini, oggi è il momento della alleanza. Perché io credo che noi dobbiamo far capire, vedo qui Marco, come potrei non fare un'alleanza con lui? Cioè bisogna fare un'alleanza tra donne e uomini per costruire nuove relazioni tra i sessi e per cambiare insieme questa società, sapendo che appunto alcune battaglie storiche che sono sempre state considerate in passato di serie B oggi sono cruciali per vincere la vita e migliorare la vita di tutti, perché oggi i congedi parentali servono molto. Io insisto sull'importanza dei congedi parentali, perché i bambini che crescono vedendo che la mamma e il papà entrambi lavorano e che entrambi si occupano di me, che io posso avere accanto nel mio accudimento, nella mia salute, la mamma e il papà, questo aiuta a crescere liberi degli stereotipi. Quando si parla di lotta contro la violenza sessuale, attenzione, che qui c'è uno dei punti importanti per liberare dagli stereotipi. I congedi parentali, i congedi dei padri, la condivisione del lavoro di cura e della crescita dei figli è molto importante per la formazione dei nostri bambini e dei nostri figli. Perché se loro crescono vedendo che mamma e papà lavorano fuori, in ufficio, in fabbrica e poi a casa, sono con me, mi aiutano, mi crescono, entrambi alla pari. Questo significa scalfire gli stereotipi che provocano la misoginia. E questo presuppone una grande alleanza tra donne e uomini. Grazie, grazie Livia. Grazie, grazie davvero. Io diciamo, mi sono molto emozionato, onestamente, a risentire attraverso le tue parole anche le ultime che hai detto sull'attualità, che in qualche modo, in qualche tratto sono state, ho visto, anche commosse, molto commosse la storia del nostro paese. E posso dire senza dubbio, diciamo, lo dicevo anche a Lucia, con diciamo, scambiati di messaggi, che questo è stato uno dei più, penso, il più bel incontro che abbiamo organizzato da quando abbiamo cominciato a fare questi appuntamenti su Zoom. Lo dico davvero, diciamo, sono davvero contento e impressionato. Non si parlava in maniera così bella di politica da un po'. Questo è il, diciamo, l'esempio che diamo a tutti i ragazzi, perché si continui su questa strada. Nilde Iotti in qualche modo ha attraversato un secolo, ha attraversato quelli che qualcuno chiama il secolo breve, e ci insegna tuttora il metodo, l'approccio e la mentalità che serve per fare politica, lo insegna soprattutto alla nostra generazione. Nonostante la politica, come anche tu dicevi Livia, sia cambiata, la declinazione del noi è sempre più lontana al cospetto, diciamo, della forza dell'io, e peraltro secondo me anche le rivendicazioni collettive diciamo, hanno difficoltà ad esprimersi nei contesti organizzati, come talvolta anche il nostro partito è, in virtù del fatto che ci si appassiona molto di più ai destini personali dei gruppi dirigenti piuttosto che alle questioni che attengono alla nostra gente, diciamo, alle persone che noi in qualche modo vogliamo rappresentare. E questo, diciamo, l'insegnamento, quello di stasera è un insegnamento che non vale solo per le donne, ma anche, come dici tu, per noi uomini. Politica è sacrificio, responsabilità, dedizione, capacità di rappresentare le istanze degli ultimi, almeno diciamo, se lo vogliamo fare da questa parte del mondo. Noi, come giovani compagni, non faremo mancare il nostro contributo al nostro partito, che spesso ritiene, diciamo, anche su questo, diciamo, mi sento di fare una piccola critica, ritiene la nostra partecipazione un orpello che in qualche modo purifica semplicemente carriere, eccetera, e non un contributo da valorizzare davvero. Per questo la battaglia delle donne è una battaglia che non riguarda solo le donne, ma riguarda anche, io penso, la nostra generazione, e mettere insieme vite, mettere insieme esperienze è un po' il senso del nostro fare politica. E tu su questo hai parlato bene di alleanze. Io lo dico sempre, lo dico soprattutto ai ragazzi di organizzazione giovanile, che questa generazione ha bisogno e deve avere l'ambizione di cambiare il mondo, e lo fa se mette insieme, come detto, vite, difficoltà, esperienze. E per questo, diciamo, rinnovo i ringraziamenti per averti avuto con noi stasera, e ringrazio ancora
Lucia Sileo per lo sforzo che ha fatto nell'organizzare questa iniziativa, a tutte le donne democratiche di Basilicata, perché avranno sempre il supporto dell'organizzazione giovanile, ad Angela, Marilena, che stanno rappresentando, come dire, questo consesso a livello nazionale. Sono davvero felice e sono convinto che insieme possiamo fare cose grandi come quella di stasera per il nostro partito. Adesso io vi saluto e lascio la parola a Lucia Sileo anche a lei per un saluto finale. Marco, grazie a tutti voi, e Livia, grazie infinite, grazie per quello che a me doni da anni e questa sera sei riuscita a donare anche a tutti i miei amici di Basilicata. Livia, purtroppo sei stata talmente amata dai ragazzi che a breve dobbiamo organizzare un altro incontro. E visto che hai parlato tanto di Nilde e anche di Palmiro Togliatti, io già ti lancio la proposta di fare un'iniziativa dove si parlerà di Togliatti e magari invitare la nostra amica Marisa Malagò di Togliatti a parlare del suo papà, del suo speciale papà. Cosa ne dici, Livia? Parlare di Togliatti è molto impegnativo perché è veramente la storia del nostro paese, ma è certo una bella sfida. Sarebbe bello che lo raccontasse Marisa, e quindi ci devi essere per forza, quindi senza di te non lo facciamo. Ormai, ragazzi, però è molto giusto chiederglielo a Marisa, perché certo, lo farete tu con Marisa se per te va bene. Lo chiediamo insieme a Marisa se mi dai l'aiuto di farlo. Va bene, cara. Grazie. Grazie infinite a tutti, è il primo di tanti incontri che faremo con i giovani democratici. Va bene, grazie. Grazie a tutti, buona serata, a presto, grazie ancora. Grazie.